io mi ricordo, è vero, solo che ero in quarta teologia e ci sono stato veramente poco in seminario perché ero mezzo malato, andavo spesso a casa. È vero, e mi ricordo c'era Monsignor Pirotto. E allora il seminario era poco, che era il primo anno che era aperto dopo l'interruzione della guerra, e quindi era ancora tutto da sistemare un po', è vero. Però noi avevamo un entusiasmo, avevamo talmente la gran voglia di arrivare in porto, è vero che i disagi non li abbiamo praticamente avvertiti. Don Giuseppe, un suo ricordo? La festa, l'incontro tra di noi, la vita comune con tante diocesi, con tanti preti, una meraviglia, una ricchezza, anche una fatica, ma tutta una ricchezza, la gioia di stare insieme. Signor Giulio? Una cosa particolare, la fame, si mangiava, veniva dato da mangiare un etto e mezzo di pane al giorno. Quindi con un etto e mezzo al giorno, alla nostra età, In che anni era? anni 42 o 43, e arrivava poi dal Vaticano dei rifornimenti, no, non di pane, ma di segala, di pane di segala, pane di orzo, perché il frumento non c'era. Quindi quello, ma sì, invece con i compagni, con gli amici, noi siamo molto legati. Se voi pensate, tutti gli anni, anche adesso, siamo ridotti a 8, 10, 12, non sono più. Facciamo il secondo lunedì di giugno, è fissato da molti anni, l'incontro di classe. E poi ci fu l'interruzione della guerra? La guerra è stata molto pesante. Se ne parla non tanto volentieri, anche perché chi l'ha vissuta, l'ho vissuta non da prete, da seminarista, e poi subito dopo, nel 45-46, già ordinato, abbiamo avuto degli anni molto, molto, insomma, pensare di girare con le pistole in tasca è una cosa molto pesante. Se ricorda, non, si ricorda sì, ma è meglio non parlarne.